Fin da quando ero una studentessa in ingegneria biomedica, sono sempre stata affascinata dall'idea di poter sviluppare algoritmi per supportare i medici nei processi diagnostici e terapeutici. Nel mio lavoro, la collaborazione con i medici è essenziale. Ed è proprio grazie alla collaborazione con il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Salesi di Ancona che è nato il progetto che ho presentato per la borsa L'Oréal UNESCO. L'obiettivo è quello di sviluppare algoritmi per la diagnosi precoce di disturbi cognitivi e motori, come la sindrome dello spettro autistico, in neonati prematuri durante il ricovero in terapia intensiva neonatale. L'analisi del movimento è un grande alleato per perseguire questo obiettivo. Nel mio progetto realizzerò un setup di acquisizione video basato su telecamere di profondità per riprendere e studiare i movimenti dei neonati prematuri in culla. Queste telecamere permettono di tutelare completamente la privacy dei neonati e del reparto. Dai video così ripresi estrarrò in maniera automatica informazioni quantitative sul movimento dei neonati, evidenziando pattern motori che possano essere in qualche modo riconducibili ad una condizione non fisiologica. Complimenti di cuore a Sara per questo straordinario e meritato riconoscimento. Sara è da pochissimo con un istituto, ma ha portato un tema di ricerca straordinariamente innovativo e di grande impatto sociale e uno stile, una capacità di lavorare in team working che la rende già un valore aggiunto per l'istituto. Sara, complimenti di cuore. Queste informazioni saranno messe a disposizione dei medici, che alla fine del progetto avranno uno strumento in più per affrontare problemi complessi come la diagnosi precoce dei disturbi legati alla nascita prematura.